Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Farming Simulator 2019 nella Ischia Farm. Ebbene sì, ho deciso di incominciare, diciamo, una serie magari secondaria, magari no, non lo so, nella Ischia, perché è una mappa che secondo me ne vale la pena giocare e portarci dei video appunto su questa mappa. Perché hai una svariata quantità di possibilità di lavori che puoi fare, e appunto per questo io ho deciso di portarla come si dice, come serie nei video nel mio canale. Ecco, come potete vedere già da alcune attrezzature che ho qui fuori, potrete capire più o meno su cosa l'andrò a fare. Ecco, e adesso la trinciata la sto solo spostando. Comunque ho già un sacco di mezzi, e come già potete vedere da qua, ecco, e niente, in pratica vorrei appunto, dopo l'aggiornamento, ho in mente appunto di andare a creare una serie in cui faccio qualsiasi cosa che si possa fare su questa mappa, perché voglio sfruttarla al massimo. Se non vorrei dire errato, ma dovrebbe essere una delle prime mappe italiane, o forse addirittura di tutto il mondo di farming, col multifruit così complesso, diciamo, nel senso che abbiamo le nocciole, abbiamo l'uva rossa, l'uva bianca, poi c'è, cos'è che c'è, aspettate che mi viene in mente, no, devo cambiare erpice, questo erpice qui non posso attaccarlo da nessuna parte con nessun trattore, pesa troppo, è sproporzionato nel peso. Comunque c'è anche le olive, c'è di tutto di più, sicuramente lo saprete anche voi che tanto è uscita già da un bel pezzo, diciamo così. E avevo qui un salvataggio che appunto stavo portando avanti, volevo prendere i coltivatori io, già da un pochettino ho detto, perché no, portiamoci un video, dai, o due, vediamo un po' come uscirà. Porca vacca. Sì, le ruote potrei anche mettergliele. No, tengo solo le ruote, perché almeno secondo me ci sta un po' di più. Però vado a prenderlo dopo, perché vado avanti ad arare. Sto arando un po' di... ho troppi mezzi, lo dico. Allora, sto arando questo con il Moro 4 uomini, col Valtra, perché ho in mente di fare questa sezione qui di campo, che è piccolina, se guardate non è grossissimo, il campo è il 29 ed è abbastanza lungo, però ho deciso di impostare di impostare questa parte di campo alla coltivazione dell'uva bianca. Potrei andare anche fino qui sopra, secondo me, perché almeno ne ho un po' di più. Però non volevo andare verso la zona della uva rossa, mi sembra che ci sia di qui, adesso non mi ricordo. Però alla fine del campo dovremmo avere già un campo di vite. Ah no, uva bianca. E vabbè, comunque non volevo andare a continuare, diciamo così. Cioè, potrei andare a farlo un'altra volta, nel senso, volevo solo comprendere una metà di campo alla coltivazione della vite. Aro col fuorisolco perché su sta mappa qui mi sembra più che adeguato, secondo me. Cioè, per la zona in cui sono, secondo me va bene. Poi non lo so, ditemelo voi se siete della zona. Sto arando sti campi qui, voglio unire quello che ho di fronte, quello lì che è già arato, e crearne uno unico, perché sono inutili i campetti così, secondo me.
E ho preso i campi di quella zona lì, che tra l'altro mi sa che dovrò anche andare a fare qualche trattamento alla soia. No, perché l'ho già fatto, anzi mi sa che anche è pronta, non lo so. Però in teoria c'è il mais o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo. Sta di fatto che ho un po' di campi, e nel campo appunto qui dove c'è la soia, metà campo l'ho adibito al capannone, come avete potuto vedere prima. No, non girarlo. Ok. L'ho adibito al capannone, che su sta mappa qui è molto utile, secondo me. La zona sud della cascina invece ho aggiunto dei capannoni miei, diciamo così. Uno è una mod privata, però non voglio farvelo vedere ancora. Però sicuramente alcuni sanno già cos'è, se lo vedessero. Però non voglio, quindi vediamo un attimo cosa fare. Questo benedetto capannone. E niente, quindi gli ho messo anche lì dei capannoni, che li andrò ad usare per metterci l'attrezzatura che uso. Cioè, per intenderci adesso, la mia idea è capannone giù, attrezzi che uso nel momento in cui sto lavorando. Capannoni su, attrezzature che uso solo cioè che non uso, ecco, per intenderci. E che quindi non ho bisogno di averle giù, che mi occupano spazio, perché comunque il capannone, questo qui giù, non è piccolo. Però se ci metto troppa roba, poi non so più come entrare, ecco. Per intenderci. Apriamolo, no, teniamolo così a pari col trattore, quasi come se fosse un aratro normale. Che poi ognuno può intendere normale questo o normale un altro aratro. Però io intendo normale un aratro entro solco, perché secondo me è più giusto. Comunque rendiamo unico sto campo qui. E mi sembra di aver tolto anche la curva del campo 8, cioè la curva, l'angolo del campo 8, che confina con l'erba medica. In poche parole, ho tirato via un pezzo di erba medica. Dovrò fargli la riva. Il joystick. Dovrò fargli la riva poi dell'erba medica, che fa la delimitazione del campo dell'erba medica con quello di questo qui, per intenderci. Tra l'8 e il 7, mi sembra, non mi ricordo neanche più. 9-8, scusatemi. Ho sbagliato. Guardando la mappa. Potrei anche tenerlo così, perché so che nelle zone in cui si fa l'erba medica, in cui c'è il grano, l'orzo, quello che volete, i campi non hanno, sì, ovvio, una delimitazione ce l'hanno, però non hanno una vera e propria delimitazione come i campi della mia zona, cioè in Lomellina, che hai le risaie, per forza di cose hai le rive alte per non far strabordare l'acqua. Hai un pezzettino d'erba magari, che cioè delimita e basta, come se fosse questo appunto che sto tirando via. Difatti sto tirando via per rendere unico il terreno. E come si dice sempre, quando si spostavano i limiti del campo per andare a prendere un po' di pezzo del campo dell'altro, poi uscivano i casini, quelle cose lì, ecco, per intenderci appunto. E questa è la cosa che intendo, non ci sono dei veri e propri confini tra un campo e l'altro. Non capisco co cosa sia successo qui. Perché vi spiego. Praticamente qui dove vedete l'erba è a ridosso di tutto il confine. Avevo messo un tipo di erba che erano i cespugli. Ora quello che voglio capire è che cavolo, dove sono finiti? No, tengo giù l'aratro perché poi dovrò usarlo ancora, lo tengo fuori. Cioè, avevo fatto tutto il confine, a parte quello di lì forse. Ma no, forse anche di lì, non mi ricordo più. Con sti, come si chiamano? Con sti cespugli qui, ma non ci sono più. Voglio capire un attimo dove sono finiti. Li hanno tirati via? Hanno fatto qualche aggiornamento, non esistono più? Perché praticamente non so se l'avete fatto anche voi, ma se seleziono un tipo d'erba
nel modificatore del terreno ti metteva giù dei cespugli, poche parole. Però adesso non li vedo più, quindi dico, dove sono finiti? Non lo so. Abbiamo anche il trattore, va, che bello sporco. E niente. Spero che come idea di serie, diciamo così, vi piaccia. Perché io veramente le sto provando tutte, vi dico. Cioè, qualsiasi mappa, idea che mi possa venire in mente per farmi simulator, più che altro, ci provo. Ci provo e cerco di portarla. Sicuramente poi, quando uscirà la mappa di Edomod, la mappa italiana di Edomod, quella li rimpiazzerà la Ischia. Mi dispiace, ma sarà così. No, devo chiudere l'aratro. Non si chiude questo? No, non si chiude. Ok, bene. Meglio così, diciamo. Più o meno tutte le mod che ho sono del mod hub, a parte gli aratri. L'aratro qui, questi qui, gli moro, che ne ho due. Basta, forse, non mi ricordo. Sono tutti del mod hub, il resto. Perché, bene o male, i creatori della mappa, la Ischia Farm, hanno pubblicato tutte le mod sul mod hub. Quindi c'è roba che non trovi sui siti come Farming Simulator 2019 mods, roba del genere. Devo andare a prendere l'erpice e magari vado col 180/90. Sì, dai, perché l'ho preso nuovo, perché volevo un trattore pesante, lungo, quello che volete. Perché il Lamborghini sì, va, ma è leggerino. Già con quella zavorra lì, col 4 omeri, non riusciva ad andare. Ci può anche stare, diciamo così. Faccio una cosa per risparmiare il tempo, più che altro. Reimposto il 180, perché sennò perdo solo del tempo. E così facendo non lo perdo. Allora, casa è qui, quindi Fiat è qua. Ripristinalo. Andiamo qua. L'Unimog anche lui l'ho preso più che altro per andare a fare il giro delle vigne poi. E magari anche per caricarci sulla l'uva col cassone, ecco, gli metto sul cassone. Non so se c'è da alzarlo adesso, devo vedere. Questo qua, intendo. Ho paura. Lo devo prendere più piccolo. Diamo i coltivatori. Tanto i soldi li ho, non è che mi faccio problemi. Prendo il 5 metri. Le ruote, sempre, e via. 5 metri di erpice. Non sono male, ma non sono neanche tanti, ecco. Preferivo avere il 6, ma forse andava meglio col Valtra, forse. Io dico forse. Il Valtra col 4 omeri, io devo dire che se la cava bene, non mi lamento per niente. E poi vorrò vedere questo col 3, col 4, non lo so, adesso poi vedrò. Questo qua è il 180 nuovo, non so di chi sia, non mi ricordo. E devo andare piano a fare le curve, perché sennò mi ribalto. Comunque ha un sound che rispetto a quello del 17 è bellissimo. Cioè, senti la turbina, è qualcosa di spettacolare, secondo me, veramente. È un po' sbilanciatino, diciamo così, nel senso che questa erpice qui è un po' sbilanciatino, però è già tanto. L'erpice che avevo prima, anche lui, se non mi sbaglio, erano 5 metri, solo che invece di avere le ali che si chiudevano in questo modo, ne aveva una centrale e due sopra, o forse erano 6. No, erano 5. E si chiudevano appunto in quel modo lì, mi piaceva, sinceramente. Preferisco da quelli che si chiudono in questo modo, più, secondo me, bilanciato, nel senso, perché comunque hai una sezione che si rimane in basso invece di chiudersi tutto in verticale,
e portare tutto il peso in verticale, che io lo vedo anche nella realtà con il come si chiama, la roterra da 5 metri previglieri, anche quando è abbassato, cioè quando è aperto, e 5 metri di ala con magari un trattorino un po' leggero, vedo che fa fatica ad alzarlo, ecco. È un po' pesantino, cioè ci sta che anche il 180/90 faccia fatica con questa erpice qui. Vabbè, niente ragazzi, io direi che per questo video qui è tutto. Nel prossimo video vedremo, come chiamato da tutti, il re in azione, anche perché devo provarlo, e quindi finisco sto video qui e comincio il nuovo col 180 che è erpica. E niente, non vedo l'ora proprio di provarlo. Se la serie vi piace, non lo so, vedrò dalle visualizzazioni se appunto vi piace. E niente, per questo video qui è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao!